Ciao, farò qualche video tutorial perché devo smaltire alcun materiale creativo e per mio sbaglio ho preso questi 15-0, quale non sono di conteria ma non sono regolari e non sapendo che faccio perché ho preso anche 100 grammi, vi immaginate quanta roba. Ho iniziato a fare delle cose. Per non scordare il procedimento, ho pensato di fare video tutorial per ricordarmi diversi passaggi. Questo è un cabochon in vetro colorato di me. E ho fatto, va bene, io ho montato un orecchino, ma diciamo che assomiglia a una crisantema. Ah, guardate, è molto molto bella, molto ricca. A me piace. Molto facile da fare. E vi farò vedere. Questo è un cabochon di 18 mm. Ok. Quindi incastoniamo il nostro cabochon e partiamo da questa delica prima, perché vi vengono 3, 2, 3, 2. Usciamo da questa parte, mettiamo 5 no, 5, 7. Aspettate. Sì, 7 4 5 6 7. Vedete, non entrano due, per questo vi ho detto che non sono regolari. E di molte volte neanche non posso passare di due volte dentro questo foro. Quindi abbiamo 7. Sì. Poi torniamo nella stessa delica. Guardate. E tiriamo il filo. Guardate, deve uscire così. Poi entriamo nella prossima delica adiacente e poi un'altra volta nella delica con queste tre. Usciamo di qui. Altre 7. Speriamo che passano tutte. Guarda, sono passate. Che fortuna. Entriamo un'altra volta, ma nel senso opposto, nella stessa delica. Guardate. Poi in prima delica di quelle due. E poi un'altra volta in prima delica di quelle tre. Vedete? E facciamo così tutto il giro. Guardate come deve uscire. Io chiudo la telecamera e ci vediamo all'ultimo giro. Quindi siamo all'ultima petala del primo giro. Ho messo 7, 15, 0. Entro un'altra volta nella prima delica di quelle tre. Tiro bene e questo è il primo filo, prima fila. Poi entro nella prossima delica di quel giro con due e poi veramente dietro della petala nella delica di mezzo. Di quelle tre. Vediamo. Ok. Esco da questa parte,
Metodi di questa volta 9 rocaie 15-0 4, guardate, una non passa. Speriamo che passano tutte. Eh sì, non passano tutte. Entro nella parte opposta, così, per fare un'asola, diciamo una petala. Ok, entro nella prossima, delica di quel giro con 2, entro un'altra volta nella delica di mezzo di quel giro con 3. Altre 9, 15, 0. Ma come devono passare tutte? Ah, boh. Per fortuna smaltisco questo materiale e non ne ho più problemi. Prossima volta starò attentissima. Ok. Entro dalla parte opposta. Ok, vedete? Continuo così, io chiudo la telecamera e vengo quando ho finito il giro. Arrivati alla seconda fila, alla fine infatti, entro, ho messo 9, 15, 0, entro dalla parte opposta nella stessa delica, poi entro nella ultima delica del giro con le 2, passo il filo e poi entro nella ultima delica di quelle 3. Ok. Quindi, così è il lavoro fino adesso. E metto sull'ago 5, 15, 0, questo colore rosa. 5, una di color nero e altre 5 rosa. 3. Un totale di 11. Primo giro a 7, secondo 9, terzo 11, ma al mezzo abbiamo una nera. Come abbiamo fatto fino adesso, entriamo dalla parte opposta e nella prossima delica di quelle due dal prossimo giro. Tiriamo e deve uscire in questo modo. Dai che non si vede. Ok. Entriamo nella ultima delica di quelle 3. E mettiamo 5 del 15 0 rosa. Questa non passa. 4, 5, una nera e altre 5 così. Ok. Sono 11.
entro un'altra volta da quell'altra parte opposta, Enel. Ok. E entro. In ultima delica. No, ho saltato uno. Ok. Prima in una di quelle due. È un po' faticoso veramente. E poi nella ultima delica. Ok. Un'altra volta introduciamo 11. 5, una nera e altre 5. Fino a quando arriviamo alla fine del giro. Così deve essere. Io chiudo la telecamera per non perdere il tempo e vengo quando ho finito. Siamo arrivati all'ultima petala del terzo giro. Andiamo. Neanche non vuole focalizzare. Facciamo come l'ultima volta. Ok. Il lavoro nostro è così. E poi entriamo nel prossima 15 0 nera con quale abbiamo fatto l'incastonatura, non ultima, penultima infatti, prima dalle delica, mettiamo un 11 0. Perché non vuole focalizzare, ma entriamo in prossima poi così. Ok, tiriamo il filo. Anche il prossimo, fino a quando facciamo tutto il giro. Così. Quando finisco, vengo un'altra volta con il film. Quindi, abbiamo finito il giro, adesso questa è l'ultima. Entro nella 15-0. Della penultima fila, giro, e poi entro un'altra volta nella prossima 11-0, metto uno, entro in altre due, e tiro per bene perché questa deve mantenere i petali, guardate come qui, per non andare fastidio, perché così, guardate come, ok, due, un'altra, guardate, tiro e uscirà uguale a questo. Per non fare troppo lungo il filmato, faccio vedere qui, ho montato per fare gli orecchini, la mia crisantema si presenta così, questo è tutto,
Un bacione, alla prossima!